sono qui, come stai tu? Anno zero, video numero 39, numero straordinario. Ieri sera, cortocircuito, comune, locale a fuoco. Ieri sera, verso 19:30-20, in piazza del comune, delle persone che si trovavano in piazza hanno visto uscire fumo dal palazzo comunale, che era chiuso chiaramente a questo orario, da una stanza dove all'interno è stato posto un gruppo di continuità, quegli strumenti elettronici che servono per alimentare e computer e quant'altro, che ha avuto un cortocircuito e che ha creato una sorta di incendio che avrebbe potuto creare un danno pazzesco. Cosa accade? Esce il fumo, esce un odore di bruciato, le persone si rendono conto che qualcosa sta succedendo, allertano i vigili del fuoco che intervengono. Qual è la cosa che voglio sottolineare e far presente ai cittadini e anche a chi ricopre incarichi importanti istituzionali? In quella stanza dove è stata posta, dove è stato posto questo gruppo di continuità, una volta c'era la caldaia, tra l'altro lì ci sono anche le tubature del metano, c'è andata bene. In questa stanza non sono stati messi nessuno strumento necessario per rilevare eventuali incendi o fumi o quant'altro. La strumentazione necessaria per antincendio in questa stanza non c'è e quindi non poteva scattare nessun tipo di allarme. E in questa stanza, che si trova vicino all'ingresso della polizia locale e che si trova sotto la sala consigliare e che confina anche con l'importantissima sala giunta, che è un capolavoro dell'architettura storico-culturale soncino, e che peraltro lì vicino abbiamo anche nel piano superiore l'archivio comunale, ecco, è successa una cosa gravissima, perché in questa stanza dove non poteva chiaramente, se non grazie a alcuni cittadini che casualmente hanno visto uscire il fumo, perché se questo fosse accaduto durante la notte e probabilmente questo surriscaldarsi di questo gruppo di continuità avesse creato delle fiamme, avremmo avuto un disastro importantissimo e gravissimo. Quindi in questi ambienti, in questo ambiente particolare, mancano gli strumenti dell'antincendio per rilevare eventuali incendi. Peraltro, nella sala consiliare, guardando la facciata dove ci sono le bandiere, dove c'è il tavolo della giunta, del consiglio comunale, hanno fatto una parete, questa amministrazione un po' di anni fa, perché non era perpendicolare, e questa parete copre anche il rilevatore che c'è in sala giunta. Lì c'è un rilevatore ma è coperto. Quindi la mia riflessione è molto semplice: in questo caso abbiamo avuto un esempio di una cattiva gestione e di un possibile danno gravissimo che sarebbe potuto accadere al nostro comune, perché gli incendi non sono mai da sottovalutare. Io mi auguro che questa lezione serva per fare l'accertamento del caso, uno, per vedere se l'impianto antincendio del comune Soncino funziona perfettamente, guardare eventuali altri gruppi elettrogeni di continuità e fare magari una revisione generale, perché questo deve servire da lezione, perché se fosse, ripeto, accaduto di notte, probabilmente ci saremmo accorti quando le fiamme avrebbero creato danni irreparabili. Quindi, nonostante tutto, sono perplesso, ma sono anche così abituato, perché ad esempio abbiamo le solite telecamere a Soncino, abbiamo le telecamere di videosorveglianza, la famosa operazione Tuono che è costata più di 200.000 euro, che non funzionano, abbiamo le telecamere che non funzionano. E peraltro su questo palazzo comunale, che Soncinese dovrebbero conoscere bene, abbiamo ad esempio quegli automi, i Matei, quegli automi che picchiano la campana, che si chiamano le ore, del 1506, ne abbiamo 10 in tutta Italia, a Venezia, Orvieto, in tante, 10 ne abbiamo e non funzionano. Ieri sera probabilmente, mettiamolo un po' a sorridere, questi Matei, questi automi, stavano per scappare. Dopo, fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti per tempo, hanno salvato il palazzo comunale e sono rimasti ancora lì. Però dovremmo anche aggiustare anche questi Matei, perché a Soncino il tempo si è fermato, gli orologi non funzionano, sia dalla torre civica sia quello comunale, ed è giunto il tempo che qualcuno faccia qualcosa. Queste non sono piccole cose. Se fermiamo il tempo, fermiamo tutto. Se incendiamo il palazzo comunale perché manca un rilevatore,